quello che dicevi Andrea, ci deve essere molta aderenza tra la voce e la voce del doppiatore. E lei da calciatore, da terzino, come ha applicato questa sua esperienza sportiva, calcistica al doppiaggio? Volendo fare un parallelismo, una metafora. Guarda, io sono stato per tanti anni, ho giocato a calcio a vari livelli e giocavo difensore, effettivamente giocavo agli inizi terzino, difensore centrale, puntavo un po' tutto sul, visto che non ho il fisico eccetera, perché è tutto secco, magrolino, nevrile, puntavo tutto sull'anticipo, sulla grinta, sull'anticipo eccetera e sulla marcatura stretta dell'attaccante che marcavo, tanto che l'allenatore, mi ricordo il vecchio core de Roma Giacomino Losi, ma tanti altri, Alberto Mari, ho avuto insomma vari allenatori, mi invitavano spesso, perché era un calcio un po' diverso da quello di oggi, perché era un calcio dei 20, 25 anni fa, 30 anni fa, di attaccarti all'uomo, non lo mollare mai, se va al bagno a fa pipì tu devi andare con lui, cioè ti invitavano a non mollarlo mai, a stargli attaccato, a marcarlo strettamente, non farlo respirare. Questi erano i dettami degli allenatori quando io giocavo a calcio. E io me lo sono un po' ritrovato questo nel doppiaggio, ti devo dire Andrea, perché l'esperienza che ho avuto io nei tanti anni in cui ho giocato a calcio e in cui marcavo così strettamente un attaccante, io oggi mi sento di metterlo nel marcare strettamente un attore che sto doppiando, nel non mollarlo mai, nel seguirlo nella sua, nel suo respirare, stare sempre con lui nelle emissioni del respiro, nella voce, nel guardarlo negli occhi, nella sfumatura, nell'emozione che lui dà in quel momento, in tutte le più piccole sfumature. Ti posso fare questo parallelo che mi piace molto, ti devo dire. Probabilmente è proprio l'essere doppiatori deve essere un po', secondo me, anche questo, nell'annullarsi parzialmente come attore per attaccarsi totalmente a un altro attore e rendere in italiano, come ti dicevo prima, le emozioni che sono state già date in una lingua. E questo essere marcatore in cui sono stato giocando a calcio per tanti anni, forse un pochettino, forse mi ha aiutato.